tardi. Matteo Salvini dice che quella dei magistrati è una casta impunita, e questo il punto, e quindi bisogna soggettare, fare in modo che il pubblico ministero risponda alle direttive del ministro della giustizia, come dice Molinari? La separazione dei tre poteri dello Stato viene teorizzata da secoli. Il potere esecutivo deve essere distinto da quello giudiziario. Però noi non avevamo bisogno, insomma, soltanto del caso Palamara per scoprire che in realtà la magistratura spesso non è così terza come dovrebbe essere ed effettivamente è poco sottoposta al controllo. E noi chiediamo semplicemente da anni una riforma della giustizia, perché la riforma della giustizia garantisce tutti, in particolare i cittadini, la libertà dei cittadini. Poi è chiaro che le inchieste della magistratura sono assolutamente legittime qualora abbiano delle rilevanze, delle intercettazioni, e la magistratura deve fare il suo corso. Però più di qualche dubbio è nato sull'operato della magistratura e anche degli altri operatori. Guardi, io sono finita tra quei 300 intercettati abusivamente, no, nel caso di 2 mesi fa, e chiaramente su di me non hanno trovato niente. Avranno trovato nei miei conti correnti che spendo un po' di soldi per i giocattoli di mia figlia, non di più. Ma il sapere di essere stata intercettata abusivamente, ecco, io invito tutti i cittadini a riflettere su questo. Qualora qualcuno spiasse nei loro conti correnti, nelle loro telefonate private, è una situazione che riguarda tutti, non solo i politici, riguarda veramente tutti. Credo che una riforma della giustizia sia attesa da troppi anni in questo paese e sia l'ora di fare. Credo che molti cittadini si